È scattata nel pomeriggio da Fragola un'operazione interforze ad alto impatto. Impegnati i carabinieri della compagnia di Casoria e del reggimento Campania, agenti del reparto prevenzione crimine e del commissariato di Fragola. Unità cinofile, antiesplosivo e antidroga della questura napoletana e squadre di tagliatori dei vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno cinturato tutta la zona e stanno effettuando perquisizioni a tappeto nei confronti di soggetti di interesse operativo. Il servizio di controllo straordinario del territorio, per prevenire e contrastare in maniera marcata ogni forma di illegalità, vede impegnati circa 100 uomini delle forze dell'ordine. L'area è monitorata dall'alto dall'elicottero del 4° reparto volo della polizia. Tutto questo avviene alla vigilia dell'arrivo in città di Matteo Salvini, atteso per domani proprio ad Afragola, che negli ultimi tempi è finita nel mirino di malviventi. 8 le bombe esplose a scopo intimidatorio negli ultimi 20 giorni nella sola Afragola.